Fiori dal cemento, la storia di Alberto Varone. È il cortometraggio proiettato nel Cinema Teatro Italia di Carovigno per un momento di riflessione in un giorno dedicato alla legalità. Eravamo tutti con le lacrime agli occhi perché questo cortometraggio racconta una storia vera di un signore che si chiama Alberto Varone e che ha speso la sua vita al lavoro, alla formazione di una famiglia con 5 figli e alla fine viene contattato dalla malavita organizzata per vendere la sua attività. La prima, la seconda, la terza volta lo ammazzano e quindi questa cosa naturalmente mette tutti in una posizione di grido di dolore che questi ragazzi stanno lanciando, perché quando si parla di malavita organizzata tutti singolarmente abbiamo paura, ma noi dobbiamo vincere la paura e dobbiamo, a costo della nostra vita, fronteggiare e lottare, perché di fronte a queste manifestazioni, diciamo, di abusi di libertà, di limitazione di libertà personale per dei drammi familiari, bisogna combattere e combattere fino in fondo. Fiori dal cemento è un cortometraggio che un gruppo di ragazzi hanno deciso di girare dopo l'esperienza che ad agosto 2012, tramite il progetto Estate Liberi di Libera, li ha portati sul bene confiscato alla camorra dedicato ad Alberto Varone a Maiano di Sessaurunca. Qualcuno l'ha definito un capolavoro, ma non dal punto di vista tanto scenografico, che è quello che sicuramente importava meno a voi, ma quello del messaggio che avete voluto lanciare con questo cortometraggio, un messaggio di legalità soprattutto. Sì, esattamente. Infatti il cortometraggio per noi è stato un mezzo per raccontare una storia che ci è stata a nostra volta raccontata in un bene confiscato a Sessaurunca e che abbiamo cercato di fare nostra con un mezzo che rispecchiasse quelle che sono le nostre passioni. E quindi il cortometraggio è stato un mezzo che riteniamo molto efficace, soprattutto per parlare ai nostri coetanei, per raccontare questa storia. Cosa vorreste dire ai vostri coetanei a proposito di questo? Basta con l'omertà e bisogna assolutamente abbracciare e sposare solo la legalità. Questo assolutamente, ma soprattutto che la legalità parte dalle piccole cose della vita quotidiana e che il messaggio che cerchiamo un po' di passare è che anche dal cemento possono nascere i fiori, nel senso che anche dei ragazzi, qualunque come possiamo essere noi, possono fare qualcosa credendo in quello che fanno. Cosa vi lascerà questa esperienza? Beh, innanzitutto il fatto è che siamo riusciti a portare fiori dal cemento fino in Puglia, quindi vuol dire che è una realtà che si sta sviluppando in tutta l'Italia e questo ci permette di portare la storia di Alberto Varone in giro per appunto tutta la penisola. E io ritengo che la collaborazione sia con il Comune di Carovigno che con il Movimento Un'altra Storia fa incontrare realtà diverse, nord e sud innanzitutto, che è molto importante far capire che la mafia è anche al nord e non solo al sud, quindi questo incontro fra popolazioni sicuramente aiuterà allo sviluppo non solo di fiori dal cemento ma anche della legalità della lotta contro la criminalità organizzata. Dunque, fiori dal cemento, non solo un momento di riflessione, ma un momento di crescita per tutta la cittadinanza e i partecipanti alla manifestazione. È straordinario il lavoro che questi ragazzi hanno fatto, se si parte dal presupposto che non hanno fatto altro che convogliare una serie di emozioni che loro hanno vissuto vivendo un campo in un presidio di Libera, in un territorio confiscato alla Camorra, a Sessaurunca. E attraverso questo documentario, tra l'altro, questo film, è un vero e proprio film, tra l'altro, essendo la famiglia Varone totalmente sotto protezione, ricostruendo loro attraverso l'esperienza che hanno vissuto lì, attraverso il fatto che hanno sentito parlare di Alberto Varone, hanno dimostrato che concretamente si può fare tutto, anche immaginarsi che cosa Antonietta, la moglie di Alberto Varone, poteva vivere in quei momenti drammatici. Renato Fonte ha perso la vita per la legalità, per l'ambiente, per tutelare un territorio. Questa sera qui a Carovigno si parla di legalità che è strettamente correlata a tutte le vicende legate appunto a quello che accade nell'ambiente che ci circonda. Qual è la sua testimonianza? La mia testimonianza è che per la nostra madre terra non si può essere che ecologisti, quale altra alternativa abbiamo?
la mia mamma davvero ha sacrificato tutto e sono contenta che le nuove generazioni se ne rendano conto e ne facciano proprio il messaggio che deve restare vivo. La memoria e il ricordo devono accompagnarsi all'impegno e alla corresponsabilità, come dice Luigi Ciotti, e lui ha coniato secondo me la più bella definizione di mia madre quando l'ha definita eretica, cioè colei che sceglie controcorrente, liberamente. Allora, in nome della nostra madre terra, della madre di tutti quanti, io auguro a tutti di essere eretici, di fare scelte coraggiose che comportano sacrifici ma che ci gratificheranno per sempre.